Bang. Vi ricordo che farò partire un sondaggio a questo video dove voi potrete scrivere quali delle 5 errori ne conoscevate e quello. Ora partiamo col vero video. E bella. Il palazzo del Supremo non può essere raggiunto con astronavi come invece fa Bulma quando deve portare ai compagni le armature da Saiyan. Stessa cosa in Dragon Ball GT farà Pilaf. Durante la saga di Freezer, Vegeta dà le tute da combattimento a Krillin e Gohan. Krillin dice che gli piace più la tuta di Vegeta che senza spalline e Vegeta gli risponde che quella che ha lui è un modello vecchio e che non ha trovato altro della sua taglia. Ma poco prima dice che le tute sono di un materiale assolutamente elastico e quindi anche se si metteva una tuta piccola non sarebbe cambiato nulla. Durante la puntata di Dragon Ball GT numero 34, nuova trasformazione per Goku, Pan sta vagando insieme a suo nonno Satan per il pianeta del Sulfuro. All'improvviso avverte l'aura di Goku che si è appena trasformato in scimmione dorato. Allora decide di lasciare Mr. Satan da solo per andare alla ricerca di Goku e quindi vola via ad alta velocità da sola. Poco dopo la si rivede vicino a Goku, scimmione dorato, e vicino a lei c'è anche Mr. Satan. Ma come avrà fatto Mr. Satan a raggiungerla? Lui non sa né volare né percepire le aure. Il combattimento contro Majin Buu, quando Vegeta si fa esplodere, chiede a Junior che ne sarà del suo corpo. Il Namekian gli risponde che a causa delle truppe malefatte finirà negli inferi, dove perderà il corpo. Il suo spirito verrà purificato e non si ricorderà più nulla. Allora perché quando Goku è lo stesso Vegeta al quale Ray Hammer dice che il fatto che abbia ancora il corpo è un'eccezione, se non sul pianeta dei Kaioshin a combattere contro Majin Buu? Negli inferi Cell, Freezer, Recall, la squadra Ginyu e lo stesso Babidi hanno ancora il corpo, quella di Vegeta non era un'eccezione. Durante la saga di Majin Buu sul pianeta dei Kaioshin, Goku dice a Vegeta e agli altri che se Majin Buu avesse ucciso Krillin, Yanko e Vegeta che si trovavano già nell'aldilà, questi sarebbero scomparsi per sempre. Invece durante in Dragon Ball GT, durante la saga di Super GT17, quando Chiki Goku combatte contro Freezer e Cell, questi ultimi si rigenerano sempre e dicono che non possono morire perché sono già morti. Volevo scusarmi per le foto, cioè per la qualità, però non volevo riprendere foto già utilizzate su YouTube e volevo anche ricordarvi di partecipare al mio sondaggio dove voi potete scegliere quali dei 5 errori non sapevate.